Nel 1987 William Croft e i suoi colleghi suggerirono che lo Stratibotrix era responsabile di una serie di malattie ricorrenti, tra cui i sintomi erano e lo sono ancora l'influenza, il raffreddore, il male alla gola, il male di testa, l'affaticamento, le dermatite e l'alopecia areata. Gli esseri animali, gli esseri umani e anche i funghi usano la melanina per proteggersi contro le dannose lunghezze d'onda elettroviolette della luce. Le melanine fondine sono di enormi molecole costituite da anelli su anelli di carbonio che si interconcentrano per formare un labirinto chimico altamente assorbente. L'oscurità risultante dalla cellula è la capacità del pigmento ad assorbire tutte le lunghezze d'onda visibili dalla luce solare. Ma ciò che non è ovvio è che la melanina è efficace ad assorbire l'energia dannosa, come i raggi X, i raggi gamma, e lo stesso, la melanina assorbe l'energia di queste radiazioni mentre passano nelle parete cellulari nera e lo stesso la melanina incanala questa energia nella sua densa struttura molecolare. La sopravvivenza senza melanina o qualche altra molecola di pigmento è inconcepibile per un organismo che vive sulla Terra. In 1775 un pittore paesaggista di Turner disse: si potesse trovare qualcosa più nero del nero, lo userei. Ma nessun organismo ha mai trovato qualcosa di più nero della melanina. Un biologo disse di capire perché la razza nera è superiore. Bloccare la luce solare non è l'unica cosa che fa la melanina per il fungo. Gli studi hanno rivelato che la produzione della melanina per i funghi che infettano sia le piante sia gli esseri umani, quando vengono privati della loro pigmentazione nera, sia per una mutazione, sia per un avvelenamento deliberato del loro stesso metabolismo, sono incapaci di fare tanto, sono incapaci di poter fare sia del male sia di proteggersi loro stessi. Quindi, se osservi la velocità con la quale la melanina viaggia nei tessuti delle infe fondine, ti rendrai conto che quelle nere penetrano molto più velocemente. Lo stesso si paragoni, gli stessi ceppi, nelle temperature così difficili, noterai che quelle nere sopravvivono, sono più resistenti. L'elenco dei attributi della melanina tra i funghi include molte caratteristiche che sono remote piuttosto che conseguenze dirette degli esseri neri. È difficile individuare i pochi effetti della melanizzazione sui funghi, oltre alla resistenza che conferisce alla luce ultravioletta. La caratteristica che mi interessa è il cambiamento nella permeabilità che è causata dalla deposizione della melanina nelle pareti cellulari. La melanina può permettere alla cellula di trattenere i suoi preziosi fluidi corporei e non solo, ad escludere la corrompendo influenza del mondo esterno. Spero con la seconda parte di questo video sulla muffa aver provato a esserti utile.